Pokémon misteriosi sono forse uno degli argomenti più spigolosi quando si tratta di Pokémon. I rapporti che molti infatti hanno con questi Pokémon, specialmente se ci si concentra sulla sfera videoludica, tendono molto a un odio-amore. E questo soprattutto negli ultimi tempi. Se infatti in passato questi Pokémon erano ottenibili mediante eventi esclusivi o in alternativa permettevano di sbloccare delle porzioni di gioco che ne giustificassero le origini, con le ultime generazioni i Pokémon misteriosi sono stati letteralmente smerciati, che è una pessima parola e molto grezza, ma credo faccia passare bene il concetto. L'ultimo di questi Pokémon forse ad aver avuto un certo senso all'interno del gioco che effettivamente l'ospitava è Upain Horas, visto il postgame. Ma il tutto è pur sempre rimasto nel vago e non è assolutamente paragonabile all'evento di Mew all'Isola Suprema in Pokémon Smeraldo o addirittura all'evento delle rovine Sinnoh di Arceus. Ora, questo video però ironicamente è dedicato a Celebi, che è forse uno dei più caratterizzati da questo punto di vista. Il fatto, signori miei, è che sarebbe davvero poco interessante costruire qualcosa attorno a un Volcanion o a uno Zeraora. E questo per il semplice e altrettanto triste motivo che questi Pokémon non sono fatti per avere una storia nel videogioco. Per come la vedo io, gli ultimi misteriosi sono delle banalissime marchette, che non hanno di fatto alcun senso all'interno del videogioco e che sono posizionati al suo interno solo a fini propagandistici per sponsorizzare i film, all'interno dei quali invece questi leggendari acquisiscono un ruolo centrale, oserei dire. Più avanti nel video vi mostrerò un caso specifico che a mio avviso è quasi imbarazzante. E sto per dire una frase tipica di un super nostalgico che in realtà non sono. I Pokémon misteriosi erano belli quando ancora in Occidente non si chiamavano così. Erano belli nelle prime generazioni. Mew è una figata, soprattutto in terza generazione, perché è intimamente legato alla lore di Kanto. Celebi uguale, anche se più settorialmente se vogliamo. Non serve che ve lo dica, questo Pokémon è il protettore del bosco dei lecci e ha letteralmente un santuario dedicato nel gioco. Ma volendo scalare le generazioni, giungendo alla quarta, anche un Darkrai è antagonista di un Pokémon leggendario inserito nel gioco e perfettamente contestualizzato in quest'ultimo. Sto parlando ovviamente di Cresselia, e se Cresselia è contestualizzato, lo è anche Darkrai. Non parliamo di Pokémon fondamentali, se non forse per Mew per quanto riguarda la regione, ma di Pokémon che al suo interno hanno un senso. Che cos'è in confronto a questi Volcanion? Che cos'ha di interessante questo Pokémon? Perché dovremmo parlarne? Semplice ragazzi, Volcanion non ha nulla di interessante, se non se vogliamo l'estetica, perché è una marchetta. È ovvio, volessimo andare a parlare dei film, parleremmo di un altro Volcanion, ma se ci riferiamo al videogioco è così. E ci sono tanti altri esempi, sia positivi che negativi, che si potrebbero fare di Pokémon misteriosi. Ma non li farò perché tutto questo discorso è volto a spiegarvi perché parlare di Celebi. Semplicemente, rispetto agli altri misteriosi inutili che sono stati inseriti, è più interessante parlare di Celebi. E dunque partiamo ricapitolando la situazione di quest'ultimo nei videogiochi. In Pokémon Cristallo si tiene il primo evento dedicato a Celebi, che sarà catturabile nel bosco dei lecci qualora si possedesse una GS Ball. Per la verità, dall'evento di Celebi pare quasi che quest'ultimo sia contenuto nella GS Ball, che verrà schiusa solo se portata al Tempio dei Lecci e che in questo modo permetterà al Pokémon di fuoriuscirne e di apparire. Ora è probabile che tutta la lore dietro a quella che era la GS Ball sia andata perduta, dato che anche nell'anime quest'ultima, inserita come incipit delle avventure di Ash nelle isole Orange, viene poi brutalmente rimossa. E su questo argomento, su cosa sarebbe potuta essere la GS Ball, potrei farci un video a riguardo. Ma in ogni caso, tutto questo, almeno in questo video, ha poca importanza, perché ciò su cui davvero mi voglio concentrare, e lo vedete anche nella miniatura, è il secondo evento di Celebi. Un evento che conosciamo tutti, un evento presente in Pokémon Heart Gold e Soul Silver, ma soprattutto un evento che mette al centro una peculiarità di Celebi che prima conoscevamo solo a parole: il viaggio nel tempo. Celebi, a detta del Pokédex, è un Pokémon proveniente dal futuro, e si suppone dunque che la sua presenza in questo modo presupponga una sua presenza anche nel futuro. Tutto questo è sostenuto dal fatto che l'evento in Pokémon Heart Gold permette a noi giocatori, accompagnati da Celebi, di svolgere effettivamente dei viaggi indietro nel tempo. In particolare ne compieremo due. Il primo, risalente a 3 anni prima, ci permette di vedere Giovanni dire addio al figlio Silver, ricoperto tra l'altro del disprezzo di quest'ultimo, che va poi a spiegare l'odio viscerale di Silver per il Team Rocket. Mentre il secondo, viaggio nel tempo, riporta a poco prima della sconfitta del Team Rocket subita alla Torre Radio e ci permette di affrontare un Giovanni rintanato in un'ignota grotta in attesa di comunicazioni da parte del Team Rocket. Forse, insieme all'evento delle rovine Sinnoh, stiamo parlando dell'evento migliore che Pokémon abbia mai proposto nei suoi 25 passa anni di vita. E infatti lungi da me criticare questo evento in sé, perché sarebbe ingiusto, perché è un evento in sé davvero
davvero bello. Però d'altro canto non posso fare a meno di notare come in questo stesso evento e soprattutto nel potere di Celebi ci sia davvero del potenziale sprecato. Non riesco a non pensare a quanto sarebbe stato bello relegare i viaggi nel tempo non ad un singolo evento, ma renderla magari una funzione con più eventi magari sbloccabile proprio tramite il Pokémon evento che Celebi è. Per capire quello che sto dicendo, trasferiamoci una generazione dopo, in quinta. Un qualcosa di enormemente simile a quello che sto proponendo lo abbiamo visto con Pokémon Nero 2 e Bianco 2 con il Memory Link. Una funzione che permetteva, connettendo la propria cartuccia di Pokémon Nero 2 con la precedente di Pokémon Nero, di vivere dei flashback ricordati da determinati NPC che nel caso specifico miravano a spiegare il motivo di alcuni cambiamenti tra Pokémon Nero e Pokémon Nero 2 per l'appunto. E in questo caso, come di fatto nel caso di Celebi, rimaniamo nel passato recente ed è giusto così. Gli NPC di fatto hanno vissuto dei momenti limitati alla loro vita e non avrebbe senso riportarli indietro di 200 anni per raccontare un flashback. Eppure, ed è qui che volevo arrivare, la funzione di Pokémon Nero 2 e Bianco 2 permette in un modo o nell'altro di fornire dei dettagli di lore che sfocino nel passato remoto. Aristide, durante il flashback nel quale prepara Iris al ruolo di campione, sostiene che quando lui era piccolo le Pokéball non esistevano. Il che ci permette, supponendo un'età di Aristide che oscilli tra i 60 e i 70 anni, di collocare l'invenzione delle Pokéball, o quantomeno il loro approdo unima, tra i 50 e i 60 anni fa. Una data che, qualora si accettasse la teoria secondo la quale le Pokéball sono prodotte tramite l'energia Devon, sarebbe cronologicamente coerente con quanto riferito da Pierangelo Petri in Pokémon Horas. Durante l'episodio Delta, il presidente della Devon sosterrà infatti che suo nonno, in un passato non meglio definito, venne a conoscenza dell'arma suprema e avviò i lavori per studiare la bioenergia dei Pokémon, che poi avrebbe prodotto quella che in italiano abbiamo malauguratamente tradotto come energia Devon. Ora, ammesso che il nonno del padre di Rocco sia effettivamente morto nell'epoca attuale, pensare che 50-60 anni fa egli fosse il presidente della Devon non è assolutamente una cosa insensata. Tutto questo per farvi comprendere il potenziale che ha una funzione che permette di scavare nel passato. Ora, per quanto riguarda Pokémon Nero 2 e Bianco 2, dato che i flashback vengono narrati da persone ancora in vita, non si poteva chiedere più di quello che è stato fatto. Ma perché, mi chiedo, non si è usato di più di fronte alla possibilità con Celebi di viaggiare in un passato indefinitivamente lontano? E io so già cosa state pensando. Pensate che io chieda troppo, che dovrei accontentarmi di quello che ho, che di fatto è ottimo. Non metto in dubbio questo, però seguite il mio ragionamento. Non stiamo parlando dell'epoca attuale del videogioco Pokémon. Se ad oggi noi vedessimo un evento anche solo lontanamente paragonabile a quello di Celebi riguardante Zarude, che verrà rilasciato non so nemmeno quando, ciò significherebbe un qualcosa di solamente positivo per Pokémon. Perché ad oggi cose del genere non le abbiamo più. Il punto però è che nel discorso che sto facendo c'è in ballo l'epoca d'oro di Pokémon. È l'epoca della lore, degli eventi carichi di significato, della profondità più esplicita. Parliamo di un'epoca che ha ospitato Sinnoh, una regione che aveva l'ambizione di spiegare tutto quello che è rimasto inspiegato del mondo Pokémon, con una Johto che si è accodata con i remake. E poi Nero e Bianco, che pongono la questione eterna e dibattuta dai fan riguardo al rapporto tra umani e Pokémon. E lo fanno in maniera complessa, con discorsi filosofici. Parliamo di un'epoca, ed è questa la parola chiave, che non si risparmiava. Il fatto è che anche senza il Memory Link, quest'oggi noi saremmo qui a dire che Pokémon Nero 2 e Bianco 2 sono probabilmente i migliori giochi Pokémon mai creati. Perché quella funzione non era richiesta, non era fondamentale. Ma l'hanno fatta. In un periodo dove hai dimostrato davvero di tenere tanto ad un prodotto, dove hai dimostrato di voler spiegare le cose, dove hai avuto soprattutto l'ambizione di spiegarle quelle cose, un'ambizione che oggi sembra tramontata. Gli hai parlato del tempo, dello spazio, dell'antimateria, sei tornato indietro prima che il tempo esistesse con l'evento di Arceus. Mi hai fatto vedere che anche i Pokémon leggendari fanno uova. Ecco, in un periodo in cui davvero si è tentato di dare profondità ad una loro sfocata, mi chiedo come sia possibile che una funzione come quella di Celebi sia stata relegata a due eventi. Ma soprattutto, perché recuperarla poi, nella generazione successiva, con un pretesto incredibilmente più debole? Viaggiando indietro nel tempo, anche limitandoci solo a Johto, potevamo esplorare, che ne so, la torre bruciata ancora in piedi. Potevamo vedere le rovine d'Alfa abitate. E se credete che sia troppo quello che sto dicendo, io vi ricorderò sempre l'evento delle rovine Sinjo, dove si è tornati indietro ad un tempo nel quale il tempo nemmeno esisteva, dove ci hanno fatto vedere la creazione di un Pokémon leggendario, che era una roba impensabile. E davvero dopo quell'evento non si
si è stati in grado con Celebi di andare oltre a 3 anni indietro? Non fraintendetemi, l'evento di Silver e Giovanni è molto bello e spiega molto riguardo al carattere di Silver, ma non si poteva a questo punto affiancare questo a degli eventi più intrinsecamente dedicati alla lore? In un periodo nel quale, continuerò a dirlo, hai dimostrato di tenerci alla lore. Un conto è non farlo, che so, in Pokémon X e Y, che hanno dimostrato di non tenerci così tanto alla spiegazione delle cose, ma su un gioco come Pokémon Heart Gold c'erano le premesse, c'era la volontà. E poi volessimo anche ammettere che tornare indietro alla torre bruciata fosse troppo ambizioso, perché non farci assistere ad un dialogo tra due scienziati nel mentre che stavano ancora studiando Mewtwo? Ripeto, non è fantascienza, l'abbiamo letteralmente visto una generazione dopo con Pokémon Nero 2 e Bianco 2. Ora, dopo tutta questa critica, credo che vi sia più chiaro anche il discorso iniziale a questo video. È ovvio che ciò che è stato fatto con Celebi sia molto meglio rispetto a come è stato trattato banalmente un Magiarna, ma è allo stesso tempo molto più interessante, proprio per questo, parlare del primo. E soprattutto mettere in luce come in un periodo in cui Pokémon ha sfruttato moltissime occasioni, questa sia stata irrimediabilmente persa. Di occasioni, invece, con Magiarna non se ne perdono. Poniamo pure a confronto Magiarna stesso con Celebi. Non è male la lore del primo, ma a differenza di Celebi, né ad Alola, dove Magiarna è stato effettivamente introdotto, né tantomeno a Kalos, dove teoricamente dovrebbe essere ambientato il suo film, c'è un luogo a lui dedicato, o una menzione alternativamente, niente di niente. E il fatto che un misterioso, almeno teoricamente originario di Kalos, se vogliamo dare credito al film, sia stato introdotto addirittura ad Alola nella generazione successiva, a mio avviso è quasi emblematico di come questi Pokémon non siano altro che esche per sviare l'attenzione dal videogioco ai film. Una fine che malauguratamente temo farà anche Zarude, che è un altro Pokémon con davvero tanto potenziale, che però poi nel gioco si ridurrà a marchetta. E allora, che cosa c'è di interessante da dire riguardo Magiarna, se già la presenza stessa di questo Pokémon nel videogioco è forzata? Meglio parlare a questo punto di Celebi, dei suoi lati positivi e della sua lore travolgente, ma allo stesso tempo anche di quel potenziale che in un periodo così florido per Pokémon è stato, a mio avviso, incomprensibilmente sprecato. Detto questo, criticare questo evento è qualcosa che credo nessuno abbia mai effettivamente fatto, ma spero che abbiate apprezzato. Se è così, vi invito ovviamente a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Inoltre vi invito a passare dai social per rimanere sempre aggiornati sull'attività al di fuori del canale e a premere la campanella per ricevere invece ogni giorno i feed. Detto questo, ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video!